se il fatto che sia giocato durante la settimana può essere un problema dal punto di vista fisico, atletico, per la partita di domani, insomma un po' di stanchezza ci può stare. Sicuramente è un problema, perché nel nostro che abbiamo non è una squadra è devastata fisicamente, quindi però non ci possiamo fare nulla. Il calendario è questo, purtroppo siamo capitati in una situazione dove Pescara, per via della Futsal Cup, doveva per forza partecipare a questa partita, e purtroppo siamo capitati di nuovo, quindi è normale che giocare una partita proprio contro di loro e poi giocare un'altra dopo tre giorni è chiaro che dura. Speriamo di arrivarci bene, stiamo cercando di recuperare quanto prima le energie, ma non sarà facile perché soprattutto mentalmente la squadra è stata. Dal punto di vista tecnico, che partita vi aspettate, che avversario è? Ma sicuramente ma penso che sarà una partita completamente diversa a quella per gli avantini, no? Perché comunque il Pescara è la squadra più forte del campionato, quindi è venuta qui, ci ha schiacciato. Io credo e spero che la partita del domani sarà diversa, dovremo anche farla noi perché abbiamo bisogno di vincerla e quindi vogliamo prenderci tre punti. Quindi sicuramente sarà una partita nettamente e tatticamente diversa. Per Porta invece, dal punto di vista proprio del gruppo, voi come state, insomma dopo questa partita, c'è più rammarico per non essere riuscito a prendere punti o comunque la convinzione di averla giocata fino alla fine? No, noi questa partita abbiamo fatto tutto dove abbiamo lavorato nella settimana, dopo una sorte che è andato del suo lato, e per noi abbiamo fatto tutto lo che abbiamo lavorato il 110% e siamo contenti perché sappiamo della forza di Pescara, che questa società deve vincere qualche trofeo, sino penso che per loro va su una mala stagione se non vince qualcosa, perché c'è un plantel, non so come si dice, di tanti giocatori. E noi abbiamo giocato benissimo, per me questo è un passo avanti e per la partita di Napoli penso che arriviamo meglio, perché questa gara ci ha dato un po' di forza mentale. Te come stai personalmente? Io bene, sto lavorando sempre per stare meglio, perché ho avuto al principio un problema un po' fisico, è stato fermo la prima gara, è stato fermo tutta la settimana. Igual questa gara non è arrivato come voleva, però adesso sto bene, siamo un po' stanchi tutti, ma penso che tutti siamo a disposizione di fare una partita. Luca e Giuseppe, un paio di domande di voi, nel senso, vi aspettavate questo tipo di partenza? Non parlo tanto a livello di classifica, però a livello di prestazioni, e poi chi idea di segnare il campionato fino a questo momento? Io direi, fatta eccezione per la partita con il Rieti, dove c'è stata insomma una partita un po' particolare, dove è andato tutto un po' storto, diciamo, le altre partite la squadra l'ha giocata ad alto livello, non meritando mai di perdere, anche a Ferrara, dove io non sono stato, però detta del mister, dei giocatori, anche lo stesso Luca, la squadra ha giocato un grande match contro una grande squadra, perché pure il Ferrara non dobbiamo nasconderci, è una grande squadra, eppure lì è stata in partita fino alla fine, abbiamo subito il quarto gol col portiere di movimento e all'ultimo secondo, quindi il risultato è un po' bugiardo. È stato un grande match che io ho avuto l'opportunità di vedere in streaming e vi assicuro che è stata una partita importante per la nostra squadra. Poi c'è stata la vittoria della Lombarenza, dove abbiamo fatto un'ottima prestazione, una prestazione superlativa, abbiamo nettamente dominato la Lombarenza e poi non ultima la partita di martedì scorso con il Pescara, dove comunque il gruppo ha dimostrato di potersela giocare anche con la prima squadra del campionato, che ci vince dello scudetto, e comunque destinata anche quest'anno ad avere un ruolo da protagonista in questo campionato, perché tutti abbiamo notato il roster del Pescara formato da giocatori di assoluto valore ed anche numericamente insomma un numero importante di giocatori che hanno potuto giocare la partita dall'inizio alla fine, e questo a conferma di quello che dico io ci sono anche le parole del mister Colini del Pescara, che appunto ha confermato
le difficoltà che hanno avuto nell'affrontare la Latina la partita di martedì scorso. Quindi complimenti di nuovo ai nostri ragazzi, sono sicuro che domani sera contro il Napoli faranno una partita di valore. Che campionato è Luca fino a questo momento? Che bello come me l'aspettavo. Sicuramente secondo me rispetto all'anno scorso il livello si è alzato, probabilmente più livellato. Poi possiamo, tra l'altro, in queste prime quattro partite abbiamo affrontato squadre che tra virgolette dovrebbero fare un campionato deputato, a fare un campionato di vertice, anzi a giocarsi lo scudetto, perché comunque non so l'Albarense se e come si vocifera, insomma a dicembre interverrà in maniera massiccia sul mercato, però Caos e Pescara sono le due finaliste dell'anno scorso, comunque voglio confermarsi, e dietro il partito insomma con grandi obiettivi, quindi sicuramente livello alto finora, come probabilmente quello che stiamo cercando di, quello che stiamo cercando di intraprendere noi come squadra. Sapevamo, eravamo conosci delle difficoltà che abbiamo potuto incontrare, penso già solo all'uscita dei calendari, le prime partite, insomma la prima parte di campionato si è dimostrata subito molto impegnativa, però penso che bisogna avere la lucidità di fare un'analisi a tutto tondo rispetto a questi primi minuti, a questo primo in prima parte di costruzione di stagione. Noi abbiamo tanto, soprattutto gli equilibri, penso questa cosa, mister, dove siamo ben consci di quello che ci aspettava, di quello che ci aspetta adesso, di quello che ci aspetterà. Io da queste prime partite esco con la convinzione che questa squadra ha ancora dei margini di crescita importantissimi, perché se col Pescara abbiamo fatto una partita veramente importante, io sono convinto che tra poco non staremo qui a essere tra virgolette soddisfatti dell'ultima sconfitta, perché questo non può essere assolutamente, poi contano solo i tre punti con sport, il nostro sport, però esco da questa prestazione, usciamo da questa prestazione con la consapevolezza che se abbiamo fatto bene questa squadra può fare ancora tanto meglio, e questo ci aspettiamo, l'abbiamo costruita in questa maniera soprattutto, e questo mi preme, è la sottolineatura più grossa che voglio fare. Usciamo da Pescara, da Ferrara, da San Martino di Lovari e anche da Rieti, probabilmente in un momento difficile, con la convinzione che abbiamo una squadra fatta di uomini veri, perché comunque ci ha messo la faccia in campo, guarda, per un tabello, ci abbiamo messo gli attributi, uscendo veramente, come ha detto Borca, dando il 110% come dei leoni dal campo. Questo penso che per la società, per noi tutti quanti, anche come gruppo, perché siamo un gruppo unito tutti, società, staff, giocatori, dirigenza, questa sia la cosa più importante da cui riuscire, con cui uscire dalla partita del mondo. Mister, sono altri, che squadra è rispetto allo scorso anno e che squadra è nel contesto di questo campionato? Sicuramente il Napoli è una squadra che ha nettamente rinforzato la rosa, no? I giocatori come De Bail, come Forlani, sono giocatori che ti danno quella qualità in più, no? Quindi anche loro in questo momento sì, hanno due punti, però hanno l'obiettivo minimo che è quello di arrivare in Final Eight, quindi credo che se lo scorso anno per loro l'obiettivo era quello di una salvezza tranquilla, quest'anno hanno aspettative maggiori, e quindi è una squadra che come noi proverà ad arrivare tra le prime otto, penso che sia per loro l'obiettivo principale, quindi sicuramente una squadra nettamente rinforzata rispetto allo scorso anno. Terenzi come sta? Ancora in fase di recupero, ancora non è pronto, sta lavorando. Quindi domani mancheranno sia lui che forse altro. Sì, in questo momento è così, quindi in questo momento è così, Terenzi lo sapevamo già, non so quanto avrà bisogno ancora, però ancora non è pronto. Niente, quindi dobbiamo continuare a lavorare con quelle che sono in questo momento le nostre capacità e possibilità. Non possiamo sicuramente piangerci addosso, sappiamo che se ci metteremo la stessa soprattutto capacità mentale nell'affrontare la partita, abbiamo affrontato da quei paio per Pescara, non vedo perché non possiamo affrontarlo con Napoli, quindi siamo questi in questo momento e siamo convinti che riusciremo a battere Napoli domani. Per gare in pochi giorni, si gioca la terza in casa, quanto incide il fattore campo? Visto che tu hai parlato anche di stanchezza, non solo fisica, ma anche mentale. Sì, forse
forse nella partita di domani ci potrà dare una grossa mano anche il fattore campo, perché sicuramente io credo che domani sarà la gara dove la squadra risentirà un po' più fisicamente della stanchezza, quindi l'apporto del pubblico, che sappiamo che per noi è determinante e importante, credo che nella partita di domani deve essere ancora più importante, perché ci può far superare le difficoltà che sicuramente verranno dalla stanchezza fisica, ma soprattutto mentale.